Buongiorno a tutti e benvenuti Ecco, al eccola anche te. webinar Meravigliosa, Inaspettata Malesia. Conoscere meglio questo paradiso tropicale. Per l'occasione abbiamo con noi oggi Mr. Abdul Malik Melvin Castellino, ambasciatore della Malesia presso la Repubblica Italiana, che farà una piccola introduzione in inglese. Intraprenderemo poi il nostro viaggio in Malesia in italiano con Vincenza Andreini, PR and Marketing Representative del Turismo Malese in Italia. Good morning and welcome, Mr. Malik. Thank you. My distinguished travel professionals, buonasera and good afternoon. I'm very happy to be here today and welcome you to this webinar. The webinar is designed to provide you with a glimpse of what Malaysia has to offer. I hope that this webinar will be able to provide you with a clearer idea on the various beautiful and unique products my country has to offer as a tourism destination. This includes beaches, nature and natural forests, culture, events, sports, as well as the many shopping destinations in the country. We are all aware that the job has become more and more challenging in these past few years. As travel professionals, you have a large influential power in suggesting to your clients and the potential tourists their destination for holiday. I would say a sort of mentor for their holidays. So I hope that this webinar will be able to further strengthen your knowledge on Malaysia so that you can pass on this knowledge to your clients and friends, if I may say. Of course, I also wish that you will be able to visit Malaysia soon because I think it's important for you to really see Malaysia and love Malaysia. Till then, I hope this webinar will be a tool that is specially tailored for you to have a glimpse of Malaysia. As Ambassador of Malaysia to Italy, I wish you a warm welcome to this virtual trip to my country. Enjoy the webinar with us. Thank you. Buon training. A tutti voi. Eccomi. Vado? Ok, sì, prego Vincenza. Allora, buongiorno a tutti. Grazie al nostro ambasciatore che ci ha fatto questa sorpresa di aprire il webinar. Allora, tanti di voi mi conoscono, forse qualcuno no. Io sono Vincenza Andreini, rappresentante dell'ente Turismo Malese in Italia. Allora, quello che vi racconto oggi, e non vedevo l'ora di farlo, a dirvi la verità, perché mi fa sempre molto piacere parlarvi della Malesia, è una PowerPoint e vi porto con me in questo viaggio per farvi conoscere un po' cosa ha da offrire questo paese. Allora, inizio con una cosa che sembra banale, ma ha sempre la sua importanza. Allora, la Malesia si trova nel sud-est asiatico, siamo quindi dall'altra parte del mondo, il volo in media dura circa 12 ore e adesso qui sono andati sotto i loghi di tutte le compagnie. In realtà è raggiungibile sì con la Qatar, con la Turkish, con la Condor, ma anche con la Singapore Airlines, con Emirates, Cathay Pacific e tutte le più importanti compagnie, facendo scalo ovviamente nel paese di destinazione. Una cosa importante per la Malesia: non serve il visto, ma serve solo il passaporto con validità residua di 6 mesi e non servono vaccinazioni. Anche se a volte mi chiedono appunto, ma vado nel Borneo, vado no, in realtà noi le consigliamo l'antitifica e l'antimalarica solo quando si fanno escursioni molto impegnative nella foresta, quindi dormendo nel sacco a pelo, per esempio, o fare gli appostamenti per vedere gli animali. E adesso vi parlo un po' del clima, che è la cosa che mi chiedete sia voi professionisti del viaggio, ma anche i privati, insomma, mi chiedono spesso: ma qual è la stagione migliore? Allora, vedete che in questa cartina abbiamo questa lineetta che è la linea dell'equatore, quindi siamo in una zona di tipo con clima pluviale tropicale. Che significa? Che
non c'è un'alternanza delle stagioni, abbiamo l'estate 12 mesi all'anno, quindi fa caldo durante il giorno, arriva anche a 30, 32, 33 gradi, per scendere a 24, 25 gradi durante la notte. Vanno messe in conto delle piogge abbastanza frequenti, questo a prescindere tutto l'anno, che sono i tipici rovesci tropicali, però c'è questa zona, vedete questa nella zona della Malesia peninsulare, che chiamiamo la costa est, dove invece piove parecchio da novembre a marzo, per cui in questo periodo è sconsigliato andare in questa zona perché è inutile andarci, piove veramente tanto. Tenete conto che qui ci sono alcune delle isole più belle di tutta la Malesia, che andremo a vedere tra poco. Mentre le regioni del Sabah e del Sarawak risentono un pochino dell'influsso delle piogge monsoniche durante la stagione invernale, tuttavia sono praticabili tutto l'anno, tenendo presente che magari c'è qualche pioggia in più. Per cui, riassumendo, allora, questa parte della Malesia va bene tutto l'anno. Sabah e Sarawak vanno bene tutto l'anno, questa zona invece è sconsigliata da novembre a marzo. Quindi diciamo che questo rende la Malesia un paese fruibile tutto l'anno. Il primo biglietto da visita che abbiamo quando andiamo in un paese straniero è il suo aeroporto. Quello che vedete è il Kuala Lumpur International Airport, è considerato uno dei più belli al mondo. Vedete che ha queste vetrate che si affacciano sull'esterno e vedete la vegetazione fuori. La Malesia è verde ovunque guardate e quindi molto ordinato, molto pulito e nonostante sia così grande, le indicazioni sono chiare, per cui quando si arriva stanchi dal volo, è facile comunque poi capire da che parte andare e prendere il carrello per le valigie, fra l'altro. Generalmente la prima tappa è Kuala Lumpur, la capitale, e in questo caso allora, vi presento questa città con questa bella immagine, dove le protagoniste sono le Petronas Twin Towers, che sono diventate un po' il simbolo di questa città. E Kuala Lumpur dista circa 40 minuti di macchina dall'aeroporto, ma è anche collegata da un trenino che è il Clia Express, che collega l'aeroporto internazionale al centro città in soli 28 minuti. E poi da lì si può prendere il taxi e andare nell'albergo dove si sta. Questa è un'altra bella veduta delle Petronas Twin Towers. Tenete conto che le torri sono alte 451 metri, sono collegate da questo ponte e da non molto sono visitabili fino all'ultimo piano, per cui si può avere la veduta aerea della città, ma bisogna ricordarsi che sono chiuse a lunedì, per cui se nel vostro viaggio vi capita di essere a Kuala Lumpur il lunedì, non sarà possibile salire sulle torri, tutti gli altri giorni invece è possibile. Kuala Lumpur è una città piccola rispetto alle metropoli orientali, conta un paio di milioni di abitanti e quindi è facile da visitare in un paio di giorni. Diciamo che i punti salienti da non perdere sono la Merdeka Square, la Piazza della Libertà, dove è stata issata per la prima volta la bandiera malese il 31 agosto del 1957, che è il giorno e anno in cui la Malesia è diventata un paese indipendente e quindi ha un significato fortissimo per i malesi, un fortissimo significato patriottico. E poi Chinatown, la strada dello street food, i vari templi, ce ne sono veramente tanti. Quello più conosciuto è sicuramente Batu Caves, che è un tempio indù che si trova un pochino fuori da Kuala Lumpur, a una mezz'oretta di strada dal centro città. Questa è un'escursione che richiede una mezza giornata, può essere fatta sia al mattino o al pomeriggio, non serve, è sempre aperto il tempio, per cui si visita facilmente e l'unico modo per entrare sono questi scalini, sono 272 e non ci sono ascensori, per cui bisogna armarsi di santa pazienza, di gambe buone, arrivare su fino in cima e poi comunque lo spettacolo ricompensa.
Da un punto di vista strutture alberghiere, Kuala Lumpur sicuramente offre tantissimo, tantissimi 5 stelle, alberghi di lusso, alberghi di pregio, con dei prezzi ottimi in termini di qualità-prezzo, che permettono un soggiorno veramente confortevole senza spendere cifre folli. Diciamo che in ordine di apertura, gli ultimi 5 stelle ad essere aperti sono il Banyan Tree, che è l'unico Banyan Tree in Malesia, è stato aperto proprio a Kuala Lumpur, The Suites, che hanno queste la piscina a sfioro con affaccio sulle Petronas, il Mandarin, il Traders, il Renaissance, Villa Samadhi, che è una villa, un boutique resort, insomma ce ne sono veramente tanti. E quindi si passano un paio di giorni a Kuala Lumpur e da Kuala Lumpur poi si parte per vedere questo paese. Diciamo che un paio di settimane sono sufficienti per vedere le cose più importanti. Io dividerei la parte peninsulare dal Sabah e il Sarawak. Anche se è possibile combinarli e va benissimo combinarli, ve li spiego oggi separatamente perché ipotizziamo di fare due viaggi diversi, quindi un viaggio nella parte peninsulare e un viaggio nel Sabah e nel Sarawak, e tenete conto che tutto quello che vi racconto, tutte le cose che vediamo, sono comunque o interscambiabili oppure se ne può togliere una, aggiungere un'altra, di modo da costruire poi un itinerario che abbia un senso. Allora, qui vedo che sono sparite i nomi, va bene, nessun problema. Allora, in questa cartina, questa è la cartina della Malesia peninsulare. Quindi l'itinerario che vi propongo per la Malesia peninsulare è partendo naturalmente da Kuala Lumpur, la città di Malacca, risalire poi alle piantagioni di Cameron Island e uno dei parchi naturali che può essere il Taman Negara oppure la Royal Belum, che è un parco che si trova qui, con sosta a Bukit Merah per vedere gli oranghi e l'isola di Penang che si trova qui e poi mare che può essere fatto a Langkawi se siamo in periodo invernale oppure se è in periodo estivo sulla costa est. E qui nell'angolino vedete, mi spiace si è spostato leggermente, si è scalibrata la slide, però questo è un elenco di tutte le isole, ma comunque le rivedremo in una slide successiva. E questo itinerario richiede tranquillamente un paio di settimane e si riesce a fare anche qualche giorno di mare. Allora, iniziamo dall'itinerario. Questa è la città di Malacca. Malacca è considerata la città storica per eccellenza della Malesia, si trova a un paio d'ore di strada da Kuala Lumpur in macchina, si può raggiungere quindi in giornata facendo con l'autobus oppure con un pulmino, insomma con un viaggio organizzato. È sito UNESCO e diciamo che Malacca è una città molto piccola, ma è il posto che racconta meglio in assoluto di tutti gli altri posti della Malesia la storia che ha vissuto la Malesia nel corso dei secoli, in particolare le colonizzazioni prima degli olandesi, poi dei portoghesi, per concludersi con quella britannica che è finita proprio nel 1957. Malacca è una città fluviale, quindi a parte essere molto carina, è diventata caratteristica perché si visita con questi rickshaw molto quiche, fanno a gara per decorarli nei modi più originali e quello che si vede appunto si fa una passeggiata tra i vari monumenti storici che raccontano appunto il susseguirsi delle colonizzazioni di questo paese. Questa che vedete in basso invece è la Jonker Street, che è la strada principale, che a me piace veramente tanto, ma penso che piaccia a tutti perché a parte shopping artigianale, ma si trovano locali un po' di tutti i tipi, delle birrerie, dei pub, templi, per cui veramente molto molto gradevole passeggiare per questa via. Quindi Malacca, allora potendo è meglio farci una notte, però nell'economia dell'itinerario potrebbe non essere possibile, per cui si può fare anche andata e ritorno in giornata, come vi dicevo, e rientrando comunque da Malacca si prosegue poi per le piantagioni di tè di Cameron Island. Quindi abbiamo fatto prima Kuala Lumpur, siamo andati a Malacca e ora ci spostiamo leggermente verso nord, spero che riusciate a vedere da questa cartina, andiamo verso nord, costeggiando quindi Kuala Lumpur senza entrarci e ci fermiamo una giornata alle piantagioni di tè di Cameron Island che hanno la caratteristica, oltre di essere delle piantagioni comunque belle da vedere, ma sono ad un'altitudine di circa 2000-2500 metri sul livello del mare.
Questo vuol dire che il clima è molto più fresco rispetto alla pianura. Quindi questo clima più fresco favorisce le piantagioni di questa varietà di tè che si chiama Bo BioH, che è molto pregiato, quindi potete vedere come viene raccolto le piantagioni, come viene poi vengono selezionate le foglie, degustarlo in tutti i modi possibili. Ma scusate, è anche possibile vedere il giardino delle rose. C'è un giardino dove ci sono oltre 100-150 varietà di rose introvabili e c'è una varietà infinita di frutti rossi. Ma la cosa che stupisce un po', potendo dormire una notte a Cameron Island avendo la fortuna di trovare una notte serena, è vedere lo spettacolo della volta stellata, lascia veramente senza fiato. Quindi abbiamo passato un'altra giornata a Cameron Island, proseguiamo adesso verso il centro di riabilitazione degli oranghi che si chiama Bukit Merah. Quindi da Cameron Island ci spostiamo un pochino più a nord, sempre via terra, e quindi in questo caso parliamo di circa 2 ore di macchina. Questo è l'unico centro di riabilitazione degli oranghi che troviamo nella penisola, perché l'orangutan è endemico del Sabah, del Borneo in realtà, per cui questo è un centro artificiale, però permette di vedere, per chi non prosegue il viaggio nel Borneo, di vedere gli oranghi. La caratteristica di questo centro è che è il visitatore dentro un corridoio di rete metallica, mentre l'orango vive libero nella riserva, quindi siamo noi nella gabbia che vediamo gli oranghi al di fuori. Anche questa escursione richiede una mezza giornata per poi proseguire verso la riserva forestale di Royal Belum che si trova qua. Allora, avremmo potuto fare anche il Taman Negara e lo vedremo poi. Il Taman Negara si trova qui e se avessimo fatto il Taman Negara avremmo fatto la deviazione subito dopo Cameron Island per poi proseguire verso Bukit Merah. In ogni caso, in questo caso ho scelto Royal Belum perché mi sembrava più logisticamente più comodo. Royal Belum è una riserva di foresta pluviale tropicale dove consiglio almeno un paio di giorni. E cosa si fa quando si è nelle riserve forestali? Beh, innanzitutto si fa il classico trekking per godere appieno della vegetazione che si ha sopra, sotto, intorno a noi. Si vanno a visitare delle cascate, si cerca questo fiore che è la Rafflesia che non è facile da vedere perché il momento della fioritura, diciamo che prima che germogli passino 9 mesi, nel momento in cui germoglia rimane fiorito per pochissimi giorni e poi comincia subito a deperire emanando un odore pestilenziale. Quindi ecco, vederlo è un successo, però in questa foresta è possibile vederlo, ma anche nel Taman Negara. E poi un'altra escursione che si può fare nelle riserve forestali è andare a visitare le tribù degli indigeni. In questo caso, queste tribù, scusate, torno indietro, sono le tribù dei Negritos, vedete che hanno un colore della pelle molto scura e generalmente si parte dal resort con la barca, si naviga sul lago per 40-45 minuti a seconda della tribù che si va a visitare e si rimane con loro un paio d'ore. In questo caso, se il viaggio è organizzato, ma anche se non lo è e prevedete di farlo, vi consigliamo di comprare nell'ultimo centro abitato che trovate, che è Grik, dei quaderni, dei regalini per i bambini, perché li accettano molto volentieri. Addirittura si può anche portare qualcosa da casa se si sa già che si andrà in questi posti. Vengono veramente graditi dai bambini che vi corrono incontro. Quindi, dopo un paio di giorni a Royal Belum, proseguiamo per un'altra tappa, che è l'isola di Penang. Penang, allora, è un'isola collegata alla terraferma da un ponte, che è questo ponte, lungo circa 14 chilometri, e quindi anche in questo caso tutto via terra. Allora, Penang, vi dicevo, è un'isola, però agli italiani il mare che troviamo sull'isola di Penang non è da suggerire, perché c'è un mare veramente molto più bello in Malesia.
ma è da suggerire da un punto di vista culturale, perché Penang è veramente bella da vedere, vedere i templi, visitare la capitale che è Georgetown, che è diventata famosa negli ultimi anni grazie a questi murales tridimensionali fatti da un artista lituano e a me piace in particolare questa foto. Questa è un'altalena vera, l'artista ha disegnato i bambini e questo turista si è prestato al gioco facendo finta di cadere dall'altalena. Questi murales sono diventati instagrammabili, come si dice, per cui c'è una ricerca a tutti i murales della città di Georgetown. Questa è una strada di Penang vista dall'alto. Vedete la vegetazione, vedete questo nastro d'asfalto che si snoda in mezzo alla vegetazione, le strade sono molto buone, le indicazioni sono scritte con i caratteri latini, anche se le definizioni sono in lingua malese, però per esempio, attenzione, si dice Awas ed è scritto Awas, AW, Ancona. Savona, Awas. Lo stop è internazionale, quindi trovate i segnali di stop. L'unica cosa è che la guida è a sinistra, come in Inghilterra. È consigliabile avere la patente internazionale e io vi ho fatto vedere questa slide perché ultimamente mi è stato chiesto se si organizzano tour in moto e potete immaginare queste strade come ben si prestano a viaggiare in moto noleggiandola sul posto. E vi dicevo appunto, Penang va consigliata per un aspetto culturale. Qui abbiamo alcuni templi, il più importante di tutti è il Kek Lok Si Temple, che durante il Capodanno cinese viene illuminato a festa, per cui è uno spettacolo vederlo e visitarlo, e purtroppo è illuminato soltanto durante il Capodanno cinese, però durante il giorno si può visitare lo stesso. Quindi c'è veramente un alternarsi di culture, di mescolanze culturali e religiose impagabile. E un paio di giorni sono indicati per visitare tutte le cose importanti di Penang. Tra l'altro, quest'isola, io la chiamo l'isola della dolce vita perché si mangia benissimo e ci sono un sacco di localini dove gustarsi degli aperitivi, dei pranzi, delle cenette con veduta sul mare o sul panorama, sullo skyline di Georgetown e quindi veramente godibile da tutti i punti di vista. E adesso vi racconto un po' le isole, quindi questo diciamo che è un po' il nostro itinerario peninsulare e che ci ha già portato via 7-8 giorni e quindi concludiamo il viaggio con almeno una settimana di mare. Vedete da questa cartina quante isole ci sono in Malesia, ce ne sono veramente tante. Le più famose sono quelle della costa est e sicuramente avrete già sentito parlare di Redang. Tioman, Perhentian, sul lato ovest invece Langkawi e Pangkor sicuramente le conoscete già e diciamo allora che queste isole, come vi dicevo all'inizio quando vi parlavo del clima, quindi Pangkor, Pangkor Laut e Langkawi, sono fruibili tutto l'anno. Ci può essere qualche pioggia in più da maggio a ottobre, però diciamo che in realtà il tempo è imprevedibile, per cui si può trovare sole quando dovrebbe piovere e pioggia quando c'è sole. Quindi ultimamente veramente si può andare tutto l'anno su queste isole. Mentre le isole della costa est rimangono soggette a questa stagione monsonica, che si acuisce in modo particolare a cavallo tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, per cui a Capodanno. Quindi se doveste visitare voi la Malesia a Natale, per esempio, o un vostro cliente volesse fare mare, escludete a priori queste isole perché piove, quindi vanno mandati o da questa parte oppure sulle isole al largo del Sabah e che adesso vi spiego un attimo. Allora, vi dico che differenza c'è anche tra tutte queste isole. Allora, le isole della costa ovest, quindi Pangkor e Langkawi. Allora, inizio da Langkawi, questa è una mappa dell'isola di Langkawi. Innanzitutto Langkawi ha un aeroporto, per cui è ben collegata sia da Singapore sia da Kuala Lumpur. Ed ha la caratteristica di avere tutta questa zona che è chiamata Pantai Chenang. E per dirvela in termini molto semplici, può essere la nostra riviera, come la riviera romagnola. Mentre questa zona dell'isola è quella che ha un mare considerato più bello, dove si trovano i resort di lusso,
Four Seasons, l'Andaman, il Datai, il Ritz-Carlton, mentre qui ci sono alberghi dall'Holiday Villa, il Bergaia e via dicendo, quindi diciamo più con una vita notturna anche più vivace, mentre questa zona è molto più tranquilla. L'isola di Langkawi è l'unica isola di tutte le isole Malesia ad avere una strada, per cui si può prendere, noleggiare la macchina, il motorino, fare un giro, c'è un paese, ci sono dei centri commerciali. Ecco, questa è la veduta dall'alto della zona dove vi dicevo ci sono gli alberghi di lusso, vedete comunque è veramente molto bella ed è molto tranquilla. Mentre Pantai Chenang è questa e vedete quanti alberghi che ci sono e ci sono, la sera si può uscire anche durante il giorno, si può andare a mangiare fuori, ci sono le bancarelle, ci sono un sacco di ristoranti, un sacco di cose da fare, per cui ecco, diciamo che per chi vuole fare del mare un pochino più attivo, sicuramente Pantai Chenang è preferibile rispetto alla costa dove invece ci sono gli alberghi di lusso. Poi chiaramente dipende anche da che tipo di vacanza vi chiede il vostro cliente. Questa invece è l'isola di Pangkor Laut, siamo quindi un pochino più a sud rispetto a Langkawi e quest'isola è diventata famosa per il suo resort, sono due isole, l'isola grande e l'isola piccola, è soprattutto l'isola piccola che è diventata famosa per questo resort che è stato inaugurato da Luciano Pavarotti. Il quale ha tenuto un concerto su questa baia perché l'acustica restituiva molto bene la potenza della voce di Pavarotti e ancora oggi c'è quella suite che porta il nome di Pavarotti. Questo resort è un 5 stelle, occupa tutta l'isola, per cui chi va al Pangkor Laut ha tutta l'isola a disposizione. Questa è la baia chiamata Emerald Bay, la baia di Smeraldo, e sia l'isola di Langkawi che l'isola di Pangkor hanno la colorazione dell'acqua che tende al verde, con una sabbia invece più sul dorato. Questo è dovuto al fatto che non c'è barriera corallina. Quindi diciamo che entrambe le isole della costa ovest si prestano bene a fare attività di mare, ma snorkeling è un po' più povero rispetto allo snorkeling che troviamo invece dall'altra parte. E comunque un mare di assoluto valore e poi quando si entra nell'acqua, e questo vale per tutte le isole in Malesia, quando si entra nell'acqua l'acqua è tiepida, per cui è sempre piacevole fare il bagno. Questa slide apre l'introduzione alle isole della costa est invece, quindi siamo da questa parte, quindi vi ricordo dove piove nel nostro inverno. Allora, i colori, vedete subito, sono già diversi. Perché? Allora, innanzitutto abbiamo barriera corallina, quindi la sabbia è molto più chiara rispetto all'altra costa e prima che l'acqua diventi profonda bisogna camminare parecchio. Quindi la colorazione dell'acqua è turchese, ha questi digradanti colori di blu e di azzurro che tanto piacciono a noi italiani. Però tutte le isole di questa costa non hanno strade, quindi quando si va sull'isola si arriva su tutte le isole in traghetto dalla costa e una volta arrivati nel resort non c'è nient'altro se non vita da resort. Molto spesso alcuni di questi resort sono su delle baie private, per cui si rimane proprio lì, quindi si fanno sport acquatici, snorkeling, immersioni, si prende la barca, si vanno a visitare le spiagge vicine, le isole vicine, però ecco, non c'è vita mondana. E non ci sono neanche grandi strutture di lusso, devo dire, su queste isole. Tolto il Japamala sull'isola di Tioman e il Taras sull'isola di Redang, tutte le altre strutture che troviamo sulle isole della costa est si aggirano intorno ai 3 stelle. Quindi questo è importante da dire ai vostri clienti perché generalmente facendo il percorso che abbiamo fatto, che abbiamo visto poco fa nella penisola, si trovano sempre alberghi di alto livello, per cui le aspettative potrebbero essere di trovare altrettanto sulle isole, mentre invece, a meno che non si vada al Taras o al Japamala, bisogna informare, insomma, che le strutture sono un pochino di livello più basso, ma in realtà il lusso di questi posti è la natura, quindi vedete il mare, vedete la vegetazione.
sia sotto che sopra l'acqua. Quindi tutte le isole si somigliano. Fra l'altro, anche solo facendo snorkeling si vedono veramente un sacco di pesci, facilissimo incappare in tartarughe giganti che nuotano vicino a voi. Queste sono sempre alcune delle isole viste dall'alto. Fra l'altro, alcuni resort sono molto piccoli, quindi uno dei grossi problemi che affrontiamo anche noi come ente del turismo è l'overbooking nella stagione estiva, perché gli italiani e gli europei viaggiano in luglio-agosto, per cui è sempre difficile trovare posto. Questo è un po' un grosso problema, ma ci sono anche altre strutture di livello più basso, quindi informando adeguatamente il cliente si può proporre un altro tipo di struttura se proprio non si trova. Generalmente i tour operator hanno gli allotment, quindi tramite il tour operator si trova sempre, ma comunque va tenuto conto della densità di turismo dall'Europa nella stagione estiva. Questa è la spiaggia del Taras di Redanga. Vedete comunque i colori, vedete la spiaggia, è veramente molto carino, molto, molto grazioso. E questo invece è l'isola di Rawa. Questo è il resort, si arriva qui con la barca e poi si attraversa a piedi questa passerella sull'acqua e si arriva poi nel resort. E questo è un po' quello che vi aspetta poi da un punto di vista mare. Veramente notevole. Rawa è ancora poco conosciuta rispetto alle più classiche, Tioman e Redang e Perhentian, però ce ne sono veramente tante, Tengol, Kapas, Sibu, Rawa e diverse altre. Lantenga. Ecco, questa è un po' la panoramica di che tipo di mare potete offrire al vostro cliente quando fa penisola. Quindi se lo fa d'inverno abbiamo le isole di Langkawi e di Pancor, se la fa d'estate, gli potete primavera, estate e anche autunno inoltrato, gli potete proporre le isole della costa est. Adesso invece vi mostro un po' quelle che sono le isole al largo del Saba, che sono un po' quelle che vedete dove c'è la bandierina rossa. Queste isole sono diventate famose per i fondali, sono iniziate come destinazioni per divers, ma sono talmente belle che hanno poi finito per diventare anche destinazione mare e sono veramente tante, anche in questo caso. Allora, queste isole si differenziano perché sono piccole, sono tipo atolli come questo che vedete e hanno un solo resort su ogni isola, per cui se sulla costa est non troviamo vita mondana, qui ne troviamo ancora meno. Questa è la più famosa di tutte, si chiama Sipadan, quella che vedete adesso. Ha un reef straordinario con un drop di quasi 800 metri ed è uno dei posti più belli al mondo dove fare immersioni. Talmente delicato come ecosistema che il governo malese ha contingentato le immersioni in quest'isola, per cui vanno prenotate negli altri resort. E ne danno solo 200 a settimana, per cui non è detto che stando una settimana in questa zona si riesca tutti i giorni a fare immersione a Sipadan. Però sicuramente 3 o 4 si possono fare. Fra l'altro, da pochi anni, sempre per proteggere l'ecosistema, non è più possibile dormire a Sipadan. Nonostante ci fossero dei resort, si è deciso di non far più dormire i turisti a Sipadan proprio per sostenere questo delicatissimo ecosistema. Quindi per fare poi immersione a Sipadan si dorme nelle isole vicine, che ora vi faccio vedere. Ecco, questa è una bellissima tartaruga tra i coralli. Ecco, questa è Langkayan. Allora, da Langkayan è abbastanza difficile arrivare a Sipadan per fare immersioni perché si trova qui, vedete questo puntino, mentre Sipadan si trova qui, quindi vi faccio vedere dopo le isole dove soggiornare per andare a Sipadan. Langkayan, vedete che ha la stessa caratteristica morfologica e a questo pontile, quindi si arriva al pontile, si attraversa il pontile, si arriva al resort che si trova qui ed è l'unico resort sull'isola. Anche in questo caso abbiamo un mare straordinariamente bello, sabbia bianchissima e quindi sempre tiepida, quindi attività marine di ogni tipo e veramente relax, il relax più totale.
Ecco, per poter fare immersioni invece a Sipadan si può soggiornare al Sipadan Mabul Water Village Resort, che è questo che vedete. Questo resort ha la caratteristica, si trova qui, ha la caratteristica che quando si abbassa la marea questa sabbia diventa visibile, quindi si cammina sulla sabbia. Quando si alza la marea sembra che non ci sia sabbia, in realtà e sono tutte water villas. Questa è sempre un'altra veduta vedete il colore dell'acqua, è veramente speechless, diciamo. Questo resort non lo consiglio a chi ha bambini perché veramente quando va sull'alta marea i bambini non possono neanche scendere, però agli appassionati di mare e di immersioni sicuramente. Questa è l'isola di Sibuan invece, è abbastanza nuova nel panorama delle isole del Sada. Si trova più o meno qui, è a circa mezz'ora di barca da Semporna, che è qui. Fa parte del parco marino di Tun Sakaran. Vedete anche in questo caso, stessa caratteristica, quindi veramente, veramente piacevole. Questa è l'isola di Mata Kinga. Anche da quest'isola si possono fare immersioni a Sipadan, quindi prenotandole a Mata Kinga e organizzando l'escursione e l'immersione a Sipadan. Mata Kinga ha un resort molto semplice, anche se ci sono delle ville. Allora, quasi tutti i resort sulle isole sono in legno. A Mata Kinga troviamo anche delle ville molto graziose in muratura e sono particolarmente indicate se avete delle coppie in viaggio di nozze perché hanno proprio su tutti sono veramente molto, molto curate in tutti i dettagli. Anche Mantanani è abbastanza nuova nello scenario del Saba e si trova invece qui. Anche in questo caso vedete il lembo di sabbia intorno. Tenete conto che se doveste fare una camminata intorno a tutte queste isole senza fermarvi e senza con passo tranquillo, le girate in un'oretta, anche meno, quindi questo per darvi l'idea di come sono piccole. Questo è il tipo di alloggio che trovate sull'isola di Mantanani, sono degli chalet in legno, molto graziosi, però diciamo siamo a un livello tra i 3 stelle e mezzo. E questa invece è la baia di fronte a Kota Kinabalu, quindi ci spostiamo qui. Allora, questa baia si affaccia su un parco marino che si chiama Tunku Abdulrahman Park, composto di diverse isolette, veramente molto molto belle. Si può addirittura pensare di fare un'escursione in giornata da Kota Kinabalu, però portatevi dietro i picnic, salviettoni, eccetera, perché queste isole sono disabitate. Mentre l'isola di Gaia non è disabitata perché ospita un paio di resort, il Gaia Resort e il Bungaraya Resort, che è il Gaiana, che agli italiani piace veramente tanto. Allora, questo è il Bungaraya Resort ed è un 5 stelle. Questo è veramente molto bello, con un mare vabbè, che parla da solo. Questo è consigliato per chi vuole un turismo d'élite, dal viaggio di nozze o comunque al viaggio di assoluto relax. Il manager di questo resort è italiano e quindi non sarà un problema anche per chi vorrà fare scambiare due parole in italiano e vi assicuro che la cucina è eccezionale. Bene, questa è un po' la panoramica sulle isole. Spero finora di avervi dato un'idea chiara di che tipo di mare si può fare in Malesia. Adesso invece passo ai parchi naturali. Allora, parchi naturali apro un capitolo a parte perché vi dicevo prima abbiamo fatto questo percorso, un ipotetico percorso che dura un paio di settimane, però adesso mi addentro un attimo di più nei parchi naturali perché è la grande ricchezza di questo paese insieme al mare, per cui vedete da questa slide, che i parchi naturali ce ne sono ovunque. In realtà parliamo di un'unica foresta pluviale tropicale suddivisa in parchi naturali. Quindi la possiamo vedere sia nella parte peninsulare, come vi dicevo prima, i parchi di Royal Belum o Taman Negara, oppure Endau Rompin, che è un parco molto più piccolo vicino a Singapore, oppure nel Sabah, vedete, Sabah e Sarawak, vedete quanti ce ne sono. Allora, senza entrare nel merito uno per uno, vi spiego soltanto cosa si fa in genere quando si va nei parchi. Allora, innanzitutto trekking, soprattutto nella parte peninsulare. Allora, trekking e quindi si consigliano scarpe che non abbiano suola liscia, ma ci vogliono antisdrucciolo perché si scivola facilmente, soprattutto se appena piovuto il terreno rimane un pochino scivoloso. Allora,
Molto spesso mi chiedono dove si vede la tigre della Malesia. Allora, ve lo dico subito, non è facile vederla in Malesia perché, allora, innanzitutto la troviamo solo nelle foreste della penisola e non nel Borneo. Per poterla vedere bisogna appostarsi con tanta pazienza nelle capannine sugli alberi, stare in silenzio, veramente dedicarci tanto tempo e con un po' di fortuna si vedono soprattutto la mattina all'alba. Però sono veramente poche, sono circa 250-300 esemplari rimasti in tutta la penisola, per cui veramente non è facile avvistare una tigre. Però, anche se non si vede la tigre, insomma, ci sono un sacco di cose belle da fare. Sicuramente le navigazioni fluviali, perché immaginate questa foresta per essere così ricca, che reticolo di canali d'acqua ha più o meno stretti, più o meno larghi, più o meno lunghi, e molto spesso le navigazioni sono anche l'unico modo per spostarsi, per cui con queste imbarcazioni lunghe e sottili si va da un punto A a un punto B, quindi ci si addentra magari un po' di più nella foresta e si vanno a fare dei percorsi trekking più addentro. E quasi sicuramente si ha modo di vedere uno di questi fiori. Le guide che vi accompagnano sanno più o meno dove sono le rafflesie, soprattutto i germogli in fioritura, per cui vi portano a vederli. Anche nel caso del Tamanegara si possono vedere le tribù degli indigeni. In questo caso specifico abbiamo le tribù dei Negrito, anche in questo caso, che hanno una pelle molto, molto scura. E anche lì una mezza giornata. E una caratteristica tipica del Tamannegara in questo caso sono le canopy walk, queste passerelle sospese che vi permettono di vedere la foresta dall'alto. E fa impressione la foresta vista dall'alto. Dall'alto parlo 30-40 metri di altezza, perché si ha modo di vedere le chiome e gli alberi che si sviluppano in altezza ed è un mare, una giungla veramente verde di vegetazione. Ecco sempre qualche aspetto delle navigazioni fluviali. Allora, nel parco del Tamannegara ci sono dei resort. Il più caratteristico è il Danseco Resort, che è in questi tubi. Allora, è abbastanza spartano come sistemazione, ma è anche caratteristico. Per chi vuole un po' più di comodità, c'è il Mutiara Tamannegara, che ha questi chalet molto belli anche dentro, e soprattutto la mattina, quando sorge il sole, sentite tutti i rumori della foresta e soprattutto i profumi, e dà veramente l'impressione di dormire in mezzo alla foresta. Questo è l'interno della camera, vedete, veramente molto confortevole, c'è la pala per chi non vuole l'aria condizionata, ma ci sono anche le bocchette dell'aria condizionata. È meglio sempre tenere chiuse le zanzariere perché possono entrare dei piccoli insetti e le zanzare non sono così tante come sembra. Questa invece è la Royal Belum che abbiamo visto prima, no? Dove vi dicevo facendo il primo percorso che vi ho presentato. Allora, la Royal Belum, anche in questo caso, un paio di giorni, 2 o 3 giorni, così come il Tamannegara. Questo al momento è l'unico resort disponibile, soprattutto per il mercato italiano, intendo. Quindi vedete dall'alto che è molto ben organizzato. E non so se vedete questo, c'è la piscina, che non c'è invece nel Mutiara, nel Tamannegara. Allora, ve lo dico perché quando si fanno le passeggiate nella foresta, trekking, escursioni, si rientra al resort verso le 5 del pomeriggio e dalle 5 andare all'ora di cena, a volte magari non si sa cosa fare, quindi un bel bagno in piscina ci sta anche bene. Quindi è un modo per completare la giornata. E questi sono invece alcuni scatti delle escursioni fatte nella foresta di Royal Belum. Quindi sempre navigazioni, in questo caso in kayak, fare il bagno nei fiumi, avvistamento della rafflesia, le camminate notturne che permettono di vedere degli animali. Allora non è facilissimo, però in questo caso si sono visti degli elefanti. Gli elefanti che troviamo in Malesia si chiamano pigmei, gli elefanti pigmei, perché non sono gli elefanti africani così grandi. Sono quelli più piccoli, però una volta visto uno se ne vedono tanti perché si muovono in gruppo. Queste sono le varie camminate. Ecco, un'altra differenza della Royal Belum rispetto al Tamannegara è che la Royal Belum ha più pendenze.
Quindi quando si fanno le camminate, mentre il Tamanegara è più pianeggiante, quando si fanno le camminate è facile incappare in questi percorsi un pochino ripidi, quindi ci sono queste corde a cui attaccarsi e siccome, soprattutto se ha piovuto da poco, il terreno rimane sdrucciolevole, per cui si può scivolare mentre si sale e si fa un po' fatica, per cui magari bisogna essere un po' in buona forma per fare questo tipo di escursioni. E queste sono sempre le tribù degli indigeni viste da lontano, che vivono appunto in queste capanne e si sta con loro, di solito un paio d'ore, non di più, perché sono abbastanza timidi. E questo è quando vi dicevo prima di portare dei regalini ai bambini, questo è un momento in cui i bambini vi corrono incontro e vi guardano senza chiedere, perché non chiedono, nessuno in Malesia vi chiede l'elemosina, vi chiede le mance, non è un'usanza malese. Però i bambini ormai lo sanno che i turisti portano dei regali, per cui vi vengono incontro molto volentieri. Ecco alcune immagini di vita quotidiana. E questa invece è la Royal Belum. Vi faccio vedere un attimino alcune cose della Royal Belum. Allora, questo è nato, questo, scusate, Bukit Merah, ho sbagliato, questo parco nella penisola dove vedere gli oranghi. Questo parco è nato per volontà di un veterinario indiano che ha creato un centro di cura anche pediatrico, per cui in questo parco è possibile vedere anche i bambini orango, quindi si vedono sia molto piccoli, quindi che portano il pannolino, gli viene dato da bere col biberon e vi dicendo, e in tutte le fasi, in tutte le varie età di vita dell'orango, quindi ad arrivare a quello più anziano, che è quello solitamente più grosso, con i peli più lunghi e più rossi. Torno sull'argomento oranghi dopo, quando vi parlo del Sabah del Sarawak, perché merita un discorso a parte l'argomento dei centri di riabilitazione degli oranghi. Allora, adesso invece mi sposto nel Sabah del Sarawak. Allora, ipotizzando di fare un itinerario solo Sabah e Sarawak, anche in questo caso in 2 settimane riusciamo a vedere le cose più importanti. È però un viaggio diverso rispetto a quello della penisola, quindi abbiamo più natura, più fatica, vorrei dire, proprio fatica fisica per gli spostamenti, per quello che si va a vedere, per le escursioni nella foresta. Allora, innanzitutto il Borneo malese è questo, quello definito da questa lineetta grigia, e gli stati che appartengono alla Malesia sono il Sarawak, che è questo più a sud, e il Sabah, che è questo più a nord. La capitale del Sarawak è Kuching, la capitale del Sabah è Kota Kinabalu. Allora, da Kuching, ipotizziamo di partire da Kuching, quindi arriviamo a Kuala Lumpur, ci fermiamo un paio di giorni a Kuala Lumpur e poi prendiamo un volo che ci porta a Kuching e sono circa 2 ore di volo. Oppure a Kota Kinabalu e sono circa 2 ore e mezza di volo. Fra l'altro, con Singapore Airlines si può partire addirittura da Singapore. Singapore Airlines collega Singapore a Kuching e Singapore Kota Kinabalu. Allora, iniziamo da Sarawak, appunto vi dicevo, questo è un po' il nostro itinerario ipotetico che facciamo, e partendo da Kuching, che è la capitale, e Kuching, una curiosità, in lingua malese significa città dei gatti, e questo è il monumento che identifica la città di Kuching, anche se poi in realtà di gatti non ce n'è un granché, c'è il museo del gatto dove si vedono un po' tutte le varietà di gatti, c'è anche un centro di raccolta gatti dove si trova il gatto più raro del mondo, che addirittura quasi introvabile nel resto del mondo, e qui si può vedere, somiglia molto a un felino selvatico. La città di Kuching merita una giornata per essere vista e poi si parte per le varie escursioni. Il parco più vicino è quello di Bako National Park, che è caratterizzato da questa roccia che lo identifica un po' in tutto, quando lo vediamo un po' sui cataloghi, è identificato da questa formazione rocciosa. Sempre le passerelle, poi le passeggiate, si avvistano gli animali, ci si ferma anche su questa spiaggia per fare magari un po' di relax al mare, però vedete che il mare del Sarawak non è un mare
diciamo, che può essere venduto da solo per la clientela italiana, perché non è bellissimo come quello che abbiamo visto prima, però ben ci sta come intermezzo invece in un'escursione naturalistica. Sempre da Kuching, un'altra delle escursioni molto belle, veramente belle da non perdere, è l'esperienza nelle longhouse. Quindi partendo da Kuching si fanno circa 3 ore di macchina, si arriva poi a una diga artificiale, quindi un lago artificiale, si fa questa navigazione di altre un'oretta e mezza, due, e si prosegue con un trekking nella giungla. Quindi partendo al mattino da Kuching si arriva a Batangai nel pomeriggio. Si può andare o direttamente a visitare gli Iban che vivono in queste longhouse, si chiamano, che sono delle palafitte su terra, chiaramente palafitte per proteggersi dagli animali perché vivono veramente al border della foresta pluviale tropicale, e si sta con loro alcune ore e vi fanno vedere come vivono, come mangiano, come cacciano, come passano il loro tempo libero. Ecco, questo è uno scorcio del porticato delle longhouse, dove si svolge poi in realtà tutta la vita sociale delle tribù, perché l'unico momento di privacy che hanno è la notte, che si svolge dietro queste paratie, e lì c'è, diciamo così, la camera da letto. Poi il resto della vita viene condiviso in società. E stando con loro, appunto, si condividono i vari momenti. Questi sono dei ragazzi che vi fanno vedere come saltano. Questa è una piattaforma in bambù elastica che restituisce potenza al salto. Questa foto l'ho fatta io, ero lì a vedere questo ragazzo che saltava, e credetemi, se non l'avessi visto con i miei occhi non ci avrei creduto che faceva quel salto. Dovevo alzare tutta la testa per vedere dove arrivava. E comunque è un gioco che fanno per arrivare a prendere da una pentolaccia appesa quello che c'è dentro, ed è un passatempo tipico degli Iban. Questo è il momento del pasto, che sia il pranzo o la cena. Solitamente è il pranzo, perché vi dicevo, quando si arriva a tardo pomeriggio si va nel resort dove ci si rilassa, si pernotta lì, e il mattino dopo poi si va dagli Iban, di modo da poter stare con loro gran parte della giornata. Ecco, una raccomandazione: vedete, il momento del pasto è veramente molto semplice. Molto spesso si mangia, sì, no, sempre si mangia per terra, ma soprattutto ci si passa il piatto delle portate principali di mano in mano, per cui gli indigeni soprattutto mangiano con le mani, per cui prendono il cibo con le mani, non bisogna essere schizzinosi. Quindi ecco, questa è una cosa da raccomandare fortemente a chi vuole visitare l'Iban, perché ci vuole veramente un buon spirito di adattamento. Questo è l'Hilton Batangai invece, quindi dove si dorme si dovesse fare questa escursione. Quindi vi dicevo, si arriva nel tardo pomeriggio, si va direttamente all'Hilton Batangai e, aspetta, vediamo, visualizza più tardi, e questo resort è costruito copiando l'architettura delle longhouse, chiaramente in una declinazione più confortevole, per cui veramente piacevole. Anche in questo caso c'è la piscina. Ecco, queste sono alcune immagini di chalet, l'interno, la zona comune dove si va a mangiare, questi tavoli, insomma si sta veramente bene, e si è nel bel mezzo della foresta. Questo è uno scorcio della foresta pluviale tropicale dall'alto, è veramente molto fitta. E questa invece è vista da terra. Allora, ve lo dico perché questi alberi si sviluppano in altezza per 80-90 metri. Vedete che hanno le radici in superficie, per cui l'albero va verso l'alto perché le foglie devono prendere la luce. Quando la foglia cade, torna al suolo e si rimette in circolo nutrendo le radici. Quando si cammina nelle foreste, quindi, non si ha bisogno del macete per farsi strada, perché lo scenario è questo. E quindi è super raccomandato affidarsi a una guida che vi accompagni, che venga con voi, anche se è quasi obbligatorio oramai, perché quando voi arrivate nel parco, dovete per forza passare da un punto dove vi dovete registrare, e quindi i ranger sanno che voi siete entrati nella foresta. Ma vi danno la possibilità anche di prendere delle guide, di modo che vi portano e vi fanno vedere e vi guidano durante l'escursione. Sempre un altro scorcio dei ponti sospesi e delle canopy walk, se ne trovano parecchie anche nel Saba,
nel Sarawak, scusate. E un'altra caratteristica, e questa tipica solo del Sarawak, sono i parchi delle grotte. Allora, abbiamo fatto Kuching, abbiamo fatto la tribù degli indigeni, abbiamo proseguito con le varie escursioni nella foresta e ora siamo in questa zona del Sarawak. E queste grotte sono formazioni calcaree straordinarie. Sotto e sopra la terra credo che si sviluppano intorno ai 900 km. E si possono fare delle mini spedizioni speleologiche. Torno indietro un attimo per farvi vedere. Allora, si possono visitare passando su queste passerelle di legno e quindi fare una semplice camminata, sempre con l'elmetto, oppure si può noleggiare l'attrezzatura e fare proprio delle spedizioni, sempre con le guide. Il parco di Mulu invece, quelle erano le grotte di Nia, il parco di Mulu invece, che è sito UNESCO, è famoso in tutto il mondo per questi pinnacoli. Allora, c'è qualche coraggiosissimo che li scala, perché vedete sono in verticale. Sono veramente molto, molto curiose queste formazioni. Non è ancora ben chiaro che da un punto di vista geologico come si siano formate questi pinnacoli, però sono sicuramente bellissimi da vedere, difficili da raggiungere perché c'è una bella camminata nella foresta da fare, molto spesso ripida, si arriva poi a un campo base dove si deve pernottare e poi si prosegue per vedere i pinnacoli. E quando si va nel parco di Mulu, ci sono diversi resort, ma chiaramente il più bello, io sto qua, nel Mulu Marriott, nel senso che ha tutti i comfort e tenete presente, non dimentichiamoci mai che siamo nel bel mezzo della foresta pluviale tropicale, per cui avere il minimo del comfort per i pernottamenti rende queste escursioni ancora più piacevoli. Sempre nel comprensorio del parco di Mulu si trova la grotta più grande del mondo, si chiama Sarawak Chamber e questo disegnino in nero che vedete sotto la rappresenta e questa non è la spina di un pesce, ma sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boeing allineati, aerei Boeing allineati. Gli studiosi del National Geographic hanno calcolato che potrebbe contenere 8 Boeing allineati. Immaginate la capienza di questa grotta. Quindi giochi di suoni straordinari, il vento che passa nei cunicoli, che crea sembrano dei lamenti, un'infinità di leggende intorno a queste grotte, veramente suggestivo. E anche in questo caso si possono fare dalle semplici escursioni nella grotta oppure con l'attrezzatura adatta, quindi noleggiandola sul posto. E fare proprio delle spedizioni all'interno della grotta, in alcuni casi anche sotterranee. Bene, allora questo è abbiamo visto il Sarawak, passiamo adesso nel Sabah. Allora, il Sabah, questa è sempre una veduta della regione del Sabah, che abbiamo visto anche prima, sempre queste bandierine rosse, in questo caso sono le isole, questa è la città di Kota Kinabalu, che è la capitale. E vediamo un po' invece cosa c'è nel Saba. Allora, la porta d'ingresso per il Saba è la sua capitale, che è Kota Kinabalu, una bella città affacciata sul mare e non lontana dal Monte Kinabalu. Questo monte è il monte più alto del sud-est asiatico, ecco, questo è un bello scenario sempre sul Monte Kinabalu, questi sono campi di riso, è il monte più alto del sud-est asiatico, è alto 4.100 metri, sito UNESCO anche in questo caso, questa foto rappresenta una delle vette più alte, con questo scalatore che è arrivato in cima, lo specchio di acqua piovana che si è raccolta in seguito a una pioggia. Tenete conto che lassù in cima la temperatura arriva anche a 0 gradi, per cui fa molto freddo. E sul Monte Kinabalu c'è la via ferrata più alta del mondo, che è nel libro del Guinness dei primati e si chiama proprio via ferrata come in italiano. È difficilissima, io non l'ho mai fatta, non credo nemmeno che la farò mai, chiaramente ci vuole un alto livello di competenze per affrontare questa via ferrata. Mentre invece la scalata del monte può essere fatta da chiunque, si può fare in un paio di giorni, dormendo
a circa metà montagna di notte, per poi partire il mattino presto verso le 2:30, 3 di notte e essere su in cima per vedere l'alba e quindi il sole che sorge sulla foresta sottostante. Una curiosità del Saba, c'è una delle reti ferroviarie più corte del mondo, sono 134 km. Che vedete il percorso che fa partendo da Kota Kinabalu arrivando fino a Kuta e a Tenom, scusate, e il treno è questo, sembra un antico treno a vapore, una cosa così molto, molto piacevole da fare. E una cosa bella del Saba è che ci sono un sacco di etnie da poter visitare. Sono veramente tante le etnie che vivono nelle foreste del Borneo Malese. Queste in particolare del Saba vivono nei villaggi sparsi nel Saba, per cui in questo caso abbiamo delle ragazze di etnia Rungus. Vedete che hanno queste decorazioni fatte molto artigianali, fatte con delle perline colorate, con tessuti, che sono i loro abiti decorativi. Queste sono per le ragazze Rungus. Questa invece è l'etnia Lotud, si chiama, che si distingue proprio per l'abbigliamento e anche per i tratti somatici. Magari non è così facile per noi capire la differenza dei tratti somatici, però per i malesi invece sono molto più evidenti e sanno distinguere le etnie. Questi sono i Dusun, che sono, in questo caso vedete, hanno gli occhi un pochino più allungati ed è un'altra etnia, sempre tipica della zona del Saba. Allora, nel Saba non ci sono le grotte che abbiamo visto nella regione del Sarawak, è una distesa immensa di foreste e il Saba è attraversato da questo fiume che si chiama Kinabatangan, che è il fiume più lungo del Saba, è lungo quasi come il Po, ed è il fiume che si naviga per vedere gli animali. Questo fiume ha la caratteristica, con tutte le sue insenature e i vari canali che poi entrano nella foresta e non solo seguendo il corso principale, ma è il modo migliore per vedere gli animali. Tenete conto che non è possibile girare per la foresta con un 4x4, se non per alcuni brevi tratti, quindi con le jeep. Si fanno magari dei camel trophy, eccetera, però in generale per vedere gli animali non si usano le macchine, ma si usano le navigazioni. Quindi vedete queste barchette e si dorme nei lodge sulle sponde del fiume, ci si sta anche 2 o 3 giorni e ogni giorno si fanno delle escursioni diverse, oltre che delle camminate, trekking, eccetera, per avvistare la flora e la fauna del Borneo. Gli animali più facili da vedere sono gli elefanti, perché vengono ad abbeverarsi alle sponde del fiume e quindi si vedono questi elefanti che si chiamano appunto elefante pigmeo del Borneo. Le scimmie nasiche, che sono tipiche endemiche del Saba, quindi difficilmente le vedete nelle altre zone del Borneo, le vedrete nel Saba. Sono scimmie molto particolari, hanno questo nasone lungo e se vedete le scimmie col nasone lungo è un maschio perché sono loro che hanno il nasone lungo. Il bucero, che si vede anche in altri posti della Malesia, ma qui in particolar modo, che è questo uccello col corno sul becco. In questo caso è rosso, ma ce ne sono varietà con diverse forme di corno e diversi colori, per cui se ne vedono veramente di tanti tipi. Uccelli, io credevo, non sono mai stata attratta dal birdwatching perché l'ho sempre considerata un'attività monotona. Ma mi sbagliavo perché si vedono degli uccelli di quei colori straordinari e il nostro occhio non è abituato a vederli, per quello che la guida invece che è con voi, e molto spesso le guide sono figli di indigeni che sono andati a scuola, hanno imparato l'inglese e quindi sono in grado di spiegarvelo in inglese e conoscono questi posti come le loro tasche e hanno l'occhio talmente allenato che vi fanno vedere cose che noi non riusciremo a identificare. Questo invece è l'orsetto malese. Allora, in inglese si chiama sambir, in italiano l'ho tradotto con orsetto malese perché ho visto anche dal dizionario che viene tradotto così, che è un orso piccolo, molto piccolo di dimensioni.
è grande più o meno come un cane di media statura, diciamo, con questo nasone molto curioso, molto buffo nei movimenti, ed è possibile vederlo facendo queste escursioni appunto lungo il fiume Kinabatangan. Questi sono i loggia, vi dicevano, si dorme nei loggia. Allora, richiamo la vostra attenzione su queste righe. Queste righe sono acqua. Quando piove e quando vengono i rovesci tipicamente tropicali, questo è l'effetto, per cui se siete nella foresta non c'è chi vuoi che tenga, vi bagnate completamente. Però è acqua tiepida, quasi piacevole direi, per cui passata la pioggia, magari si cambia maglietta, si cambia i calzoncini e si prosegue con la propria passeggiata. Questa è sempre una veduta dei lodge sul fiume, di modo che avete anche un'idea, insomma, di dove si dorme quando si sta in questi posti. Vedete che allora, sono semplici, parliamo di camere semplici, tutte in legno, naturalmente rigorosamente in legno, con una fortissima propensione alla salvaguardia dell'ambiente, quindi energie, ci sono dei generatori, la raccolta differenziata, si cerca di evitare lo spreco in tutti i modi, la plastica è scoraggiata, anche se non si può ancora trovare qualche bottiglia, però c'è una forte, meno male che è così, una forte attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Un'altra foresta straordinaria del Sabah è la Danum Valley. Danum Valley anche in questo caso abbastanza impegnativa, però fattibile, ecco, diciamo fattibile da una persona come me, nel senso non bisogna essere Indiana Jones, però ecco, bisogna camminare, si suda. Si può scivolare, si può camminare per ore, magari a volte si è stanchi e ci si vorrebbe fermare, invece magari in quel momento non è possibile, bisogna continuare per arrivare prima che faccia buio all'alloggia. E nel caso della Danu Valley, questo è il Borneo Rainforest Lodge, e vedete che comunque anche in questo caso parliamo di loggia belle. Lì, insomma, siamo sempre su un livello 3 stelle, non parliamo mai di cose di lusso, però vi ripeto, il lusso in questo caso non è la struttura, ma è quello che ci circonda. E quindi un pernottamento sicuramente confortevole. E anche dalla Danum Valley, se la notte è serena, ragazzi, si vedono di quelle stellate che sono che mettono in crisi, direi, in crisi mistica, perché vi sembra di toccare il cielo con un dito. E adesso allora, abbiamo finito un po' questo percorso di circa, facciamo finta che la mia chiacchierata sui parchi del Sabah del Sarawak si sia sviluppata su 10 giorni. Adesso però invece mi fermo sugli oranghi, perché qualunque percorso voi proponiate al vostro cliente, che sia Kuching, quindi Sarawak, che sia Sabah, sicuramente c'è un centro di riabilitazione. Ce n'è uno vicino a Kuching, che è Semengo, che è questo. E uno vicino a Sandakan nel Sabah, che è questo, il Sepiloc, scusate, non mi veniva, è ovvio. E l'altro di cui vi ho già parlato, Bukit Merah. Allora, quindi è possibile sia che si vada nel Sabah, sia che si vada nel Sarawak, vedere i centri di riabilitazione degli oranghi. Quello che vediamo noi, allora, dopo aver fatto una bella camminata nella foresta, allora, ci fermiamo su queste piattaforme di legno e rimaniamo in silenzio per un'oretta, un'oretta e mezza a vedere gli oranghi che vengono a mangiare su queste piattaforme chiamate dai ranger. Allora, se ne può vedere uno, come se ne possono vedere 20? È difficile dirlo, ma sicuramente qualcuno si vede. Il ranger vi invita al silenzio per non spaventare gli oranghi, per non incuriosirli troppo verso di voi, perché altrimenti tendono a venire verso di voi e invece magari i ranger non incoraggiano il contatto, perché questi animali non hanno le difese immunitarie per le malattie umane, dal semplice raffreddore all'influenza o ad altri tipi di malattie, per cui viene scoraggiato il contatto fisico. Vi spiego due o tre cose di questi animali perché sono. Allora, innanzitutto sapete già che hanno un DNA quasi identico al nostro, quindi sono i nostri primi cugini in linea di evoluzione.
della specie. E questo animale, pur vivendo nella foresta pluviale tropicale, quindi con tante piogge, con tanti corsi d'acqua, eccetera, ha paura dell'acqua. Quindi è per quello che l'orango ha sviluppato le mani prensili, come quelle umane, perché si attacca ai rami per spostarsi da un punto all'altro, perché non va per terra, non, per non bagnarsi. E quando piove cerca dei rifugi perché vuole ripararsi dalla pioggia in tutti i modi. È prevalentemente vegetariano e tende a vivere solitario, soprattutto il maschio. Quando invece vedete un gruppetto di oranghi, è la mamma con uno o più figli. Allora, la femmina orango ha una gestazione di 8-8 mesi e mezzo e partorisce un solo piccolo per volta. I piccoli rimangono, soprattutto le femmine, rimangono con la mamma fino a quando hanno intorno ai 7-8 anni di età, cioè quando sono in grado a loro volta di diventare mamme. E la mamma quindi nel frattempo può avere altri cuccioli e le femmine imparano dalla mamma a curare i cuccioli, perché questi oranghi hanno un istinto materno molto accentuato, veramente umano direi. E infatti vedete alcune scene, questa mamma che bacia il suo piccolo appena nato, se lo portano in groppa, se lo coccolano, scherzano, giocano, si fanno i dispetti. I piccoli orango fanno i capricci esattamente come i bambini, vogliono stare in braccio, si rubano i giochi tra di loro, si tirano i rametti in testa, insomma è uno spasso vederli. Ecco, questo, ho fatto questa parentesi perché almeno capite perché è così importante vedere gli oranghi e non si può non andare in Malesia e non vedere gli oranghi. Allora, questo è un po' il nostro viaggio. Diciamo, le cose da non perdere in assoluto sono le città, il mare e la foresta. Poi il vostro viaggio può essere declinato in mille modi. Allora, dallo shopping, inizia adesso, tra l'altro a maggio è già iniziato il Mega Sales Shopping Carnival, dove tutti i negozi, tutta la Malesia, dai centri commerciali ai negozietti d'artigianato, fanno un sacco di sconti. Motociclismo, vi ricordo che vicino a Kuala Lumpur c'è il MotoGP, c'è il circuito di Sepang, quindi dove si svolge il MotoGP. Golf, ci sono più di 200 campi da golf straordinari, straordinariamente belli, alcuni anche con gioco notturno, perché facendo caldo di giorno tengono accese le luci di notte per poter giocare più al fresco. Festival ed eventi, non vi ho detto che in Malesia la popolazione è mista, ci sono malesi innanzitutto, ma tanti cinesi, tanti indiani con varie minoranze etniche, e quindi ogni ceppo etnico ha mantenuto la propria religione, tradizioni, usi, costumi, per cui in qualunque periodo andate in Malesia state tranquilli che ci sarà un evento. Nel nostro sito c'è tutto il calendario, per cui vi invito magari a vederlo. Se andate voi o se avete dei clienti da mandare. E fra l'altro, ecco, vi dico anche che la religione di Stato è l'Islam, quindi la Malesia è un paese musulmano, ma molto moderato, proprio perché la popolazione è mista, per cui vengono rispettate tutte le principali festività di tutte le religioni. Vi faccio un esempio: noi che lavoriamo per l'ente turismo Malesia, quindi riceviamo il calendario delle festività e, pur essendo 15 come quelle di tutti gli altri, non rispettiamo tutte le nostre festività italiane, ma abbiamo il Capodanno cinese, il Festival delle Luci, il Natale cristiano, il giorno dell'Immacolata, il compleanno del re. Insomma, abbiamo tutte le festività di tutte le religioni, e vuol dire che se anche uno che lavora in Malesia è musulmano, ma comunque non lavora il giorno, per esempio, del Capodanno cinese, perché è festa per tutti. Questo per spiegarvi che, pur essendo un paese musulmano, è molto molto liberale. Cucina, ecco, vi dicevo, dal punto di vista gastronomico, insomma, è ricchissimo, ricchissima l'offerta gastronomica.
Diciamo che gli alimenti tipici sono il riso, il pesce, la verdura, il pollo, latte di cocco, lemongrass e un sacco di spezie, per cui magari gli stessi piatti vengono cucinati in modo diverso anche spostandosi solo di 50 km. Questo era legato al tema dello shopping, quindi shopping artigianale, quindi tantissimi oggetti fatti in rattan, che sono queste tipo borse, ma un sacco di oggettini anche di vario uso, poi perle di fiume, si trovano tante perle di fiume, oro giallo, peltro, oggetti in peltro che sembra talmente lavorati, talmente cesellati da essere veramente preziosi, dei preziosi monili, preziosi oggetti d'arredamento. Giri in moto, naturalmente, ci sono, questo è uno scatto preso dal Giro delle Cinque Colline, si chiama, quindi intorno a Cameron Island, dove abbiamo visto le piantagioni di tè. Lì ci sono appunto questi altipiani con queste strade che sono così, sono dei nastri d'argento in mezzo alla vegetazione, quindi sono indicati appunto per chi ha voglia di farsi un bel giro in moto. Cucina, oltre ad assaggiarlo, si può chiaramente anche provare a cucinare con i piatti tipici, si fanno diverse lezioni gastronomiche, per cui è facile insomma imparare. Decorazione del batik, anche ultimamente poi c'è anche la possibilità di stare nei villaggi rurali e dormire 2 o 3 notti con una famiglia locale e condividere con loro la vita rurale. Anche in questo caso, però, io consiglio sempre di proporlo solo a chi non è troppo schizzinoso, perché sono case semplici di villaggi di campagna. Allora, bambini, io non so, chi mi conosce, insomma, forse ve l'avrò già detto. Io ho portato le mie stesse figlie più di una volta in Malesia e senza fargli nessuna vaccinazione. La prima volta che le ho portate avevano 7 e 10 anni. Si sono trovate bene, è stato un viaggio faticoso perché, vi ripeto, non è un viaggio di relax se vogliamo muoverci e voler vedere un po' tutto dalla foresta, le isole, eccetera, ma è sicuramente un viaggio che i vostri figli non dimenticheranno perché è una lezione di cultura, ma anche di natura a cielo aperto, di differenze a cielo aperto. E è un paese sicuro da un punto di vista socio-economico, sanitario, ci sono un sacco di cliniche. Chiaramente questo soprattutto nella penisola, quando andiamo nelle foreste, magari prima informatevi se ci sono delle cliniche vicino, ma magari i bambini troppo piccoli sconsiglierei io per prima di portarli nelle foreste dove c'è veramente tanto da camminare. Ma nelle passeggiate, il Kinabatangan, per esempio, le navigazioni sui fiumi, quelle vanno benissimo anche per i bambini. Bene, io concludo con questa slide. Ci sono i miei contatti. Io vi chiedo di mettere mi piace alla pagina Facebook istituzionale, la potete trovare digitando semplicemente Facebook Turismo Malesia e vi uscirà in automatico la nostra pagina, perché lì pubblico e posto le varie vari aggiornamenti, le varie novità. Scrivetemi anche via Messenger, vi manderò l'estratto di questa presentazione, più breve ovviamente per motivi di spazio, ve la posso mandare come ho già fatto con altri vostri colleghi, la mando volentieri, di modo che ve la potete conservare anche su PC se avete bisogno di consultazione per voi o per i vostri clienti, e Turismo Attualità naturalmente la conserva anche sulla sua piattaforma, per cui questa presentazione che abbiamo visto insieme adesso è sempre Certo. fruibile anche nei prossimi giorni, Sì, no, andando prego. avanti. Sì. Quindi vi invito. Sì, no, volevo dire l'ultima cosa. Chiedete dei preventivi ai tour operator. In Italia abbiamo dei tour operator che sono veramente bravi sulla destinazione. Chiaramente non posso nominarli tutti per par condicio, ma abbiamo veramente degli altri professionisti sulla destinazione. E vi renderete conto che non è magari una destinazione così economica come potremmo aspettarci, ma sicuramente non è costosa come altre destinazioni e riuscite a proporre un viaggio diverso dal solito a prezzi ragionevoli, mettiamola così. Grazie a Turismo Attualità per avermi dato l'opportunità.
Grazie a voi che mi avete seguito e niente, se ci sono delle Vincenza, ti domande sono ringraziamo ben intanto felice di rispondere. per la presentazione che ha suscitato molto Sì. interesse da parte degli agenti di viaggio, anche perché sei stata bravissima. E allora, io ho moltissime domande. Considerato l'orario, ne ho selezionate alcune che ti porrò qui in diretta. Poi Oh, magari bene. stavo pensando di farti rispondere in differita alle altre, magari inseriamo il tutto nell'email che riceveranno gli agenti con tutte le informazioni. Allora, la prima domanda è se gli spostamenti sono fattibili con mezzi pubblici come ad esempio in treno o è sempre preferibile l'auto? E se diciamo come seconda parte, se si consiglia un fly and drive in autonomia o se invece è preferibile un tour guidato? Allora, stavo cercando una cartina per farvi vedere, per rispondere. Allora, prendo questa che è la più vicina. Allora, per i tour in treno vi dico subito che l'unica ferrovia che esiste in Malesia fa questo percorso ed è l'unica che c'è, oltre a quella di piccolina che abbiamo visto nel Sabah. Per cui per visitare la Malesia in treno potete farlo, ma seguendo questa linea retta. È meglio farla via terra perché vi permette degli spostamenti più agevoli. Fly and drive è possibile, in particolare nella parte peninsulare. Sabah e Sarawak io consiglio sempre di farvi organizzare il viaggio da un tour operator, da un DMC, perché evitate perdite di tempo da uno spostamento all'altro se non conoscete, perché allora, il trasporto pubblico è efficiente, ma molto più lento rispetto a quello che potremmo fare invece in modo autonomo. Quindi sì al treno per questa tratta, sì agli autobus per alcune tratte, non per tutto, nella parte peninsulare. Consiglio invece il Ok, tour per quanto organizzato riguarda nel Sabah e Sarawak. sì, Credo, per quanto ho risposto alla riguarda domanda, nel appunto il senso. Sabah e la visita con il treno, quanti giorni occupa più o meno? La visita con il treno? No, in realtà il treno è un'escursione che si fa in un'oretta, non richiede giorni perché è proprio breve la tratta, è brevissima, per cui si fa giusto per sperimentare il treno in mezzo alla foresta, però considerate che sono 134 km con un treno che non è ad alta velocità, quindi Ok, diciamo un paio d'ore di viaggio. per le destinazioni che di cui hai parlato nel webinar di oggi, quali sono le spiagge migliori per visitare la barriera corallina e per lo snorkeling, diciamo per un budget medio, per un turista che non ha un budget di lusso, esatto, quindi con delle strutture medie? Un budget alto. Allora, sì, allora senza dubbio l'isola di Con le Perhentian, frecce in una di quelle che abbiamo basso. visto all'inizio. Adesso io vorrei tornare indietro, ma non so bene, scusate, non so bene come. Sì, no, ma perché tornavo a una delle prime. Vabbè, sì. Allora, le isole della costa orientale sono tutte indicate perché hanno, oltre ad avere dei resort che sono dei 3 stelle, hanno dei resort anche molto spartani. Quindi, se ci si accontenta delle sistemazioni, io direi che tutte le isole della costa est sono accessibili a prezzi modici. E la barriera corallina qui è visibile da tutti i punti. Se non è a pochi metri dalla spiaggia, ecco, era questa la slide a cui volevo arrivare. Se non siamo a pochi metri dalla spiaggia, basta prendere una barchetta e arrivare 5 minuti fuori e ci sono le barriere coralline. E quindi tutte queste isole sono indicate per fare snorkeling senza spendere tanto. Queste isole hanno una barriera corallina più bella, passatemi il termine, anche se credetemi è molto bella anche questa, però hanno lo svantaggio di essere un po' più care perché su ogni isola c'è una sola struttura
pur essendo dei 3 stelle, sono abbastanza cari, Ok. E quindi costa un po' di invece più. per quanto riguarda Langkawi, qual è la zona più tranquilla nella quale soggiornare? È questa, adesso torno indietro sulla slide di Langkawi. Allora, questa è l'isola di Langkawi, che in realtà Langkawi è l'isola principale, poi ci sono circa 100 isole intorno. Allora, vedete, qui c'è l'aeroporto, quindi arrivando da Kuala Lumpur si No, arriva qua. scusami, E la zona più tranquilla è no, questa. non si vede il cursore, Questa quindi qui, se la puoi. vedete dalla. Ah, scusate. Ah, ok. Allora, dove c'è Da Tai Bay, Pantai Pasir Tengorak, Ok, Tanjungru Resort, la parte d'accordo. nord Le dell'isola. ultime 3 domande. Allora, Ok. volendo fare un tour della Malesia, sia diciamo della parte peninsulare che del Borneo, dove si consiglia l'estensione mare? Nella costa orientale della Malesia o nel Borneo, considerato diciamo un po' i gusti di quello che è il turista italiano? Certo, sì. Allora, questo dipende dalla durata del viaggio, perché se si parte facendo un tour nella penisola e poi si prende da Kuala Lumpur il volo per il Sabah, per esempio, e si fa poi un'escursione nel Sabah, è chiaro che siete già nel Sabah, è meglio fare mare nel Sabah. Perché tornare indietro vi mangia del tempo prezioso, nel senso che dovreste tornare a Kota Kinabalu, da Kota Kinabalu volare a Kuala Lumpur, da Kuala Lumpur un altro volo su Kuala Terengganu o Kuantan, a seconda dell'isola che scegliete, e traghetto. Mentre se si è già nel Sabah è meglio fare mare nel Sabah. Altrimenti si fa prima il Sabah, quindi la parte foresta, e poi si vola invece nella penisola. Il tour della penisola, e in Ok, questo caso si fa il mare periodo migliore al per largo delle un coste della tour della penisola. foresta e dei parchi, inserendo anche un'estensione mare? Allora, il Ok, periodo migliore in assoluto è da marzo a perfetto. ottobre. E l'ultima domanda che ti pongo ora in diretta è se è possibile organizzare un tour di turismo responsabile, cioè se ci sono, mi chiedono, dei DMC affidabili, diciamo ai quali affidarsi per intraprendere delle route un po' meno turistiche ed entrare in contatto con la popolazione locale. Sì, ce ne sono diversi affidabili e molto preparati anche in questo argomento. Questo magari posso darvi la lista in privato, naturalmente, perché vi ripeto, per condicio non posso fare nomi, non posso suggerire nessuno, però se mi contattate in privato vi manderò l'elenco di tutti i Ok, DMC che si perfetto. Io, Vincenza, ti occupano di questo ringrazio aspetto. per essere stata con noi oggi e anche se ora non è più qui, ringrazio anche l'ambasciatore ovviamente per l'introduzione e io auguro a tutti di poter visitare presto questa splendida destinazione, anche se oggi l'hanno visitata in maniera un po' virtuale attraverso le tue parole. Grazie a tutti, buon lavoro e buone vendite.